Il tour Sicurezza 10 Lode, promosso da ANAV, Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori, arriva in Piemonte. Nell'auditorium di Corso Inghilterra della città metropolitana è andato in scena mercoledì 6 dicembre un evento organizzato in collaborazione con MIUR, Polizia Stradale, e patrocinato tra gli altri dalla Regione Piemonte e dalla città metropolitana di Torino, per l'occasione rappresentata dal consigliere delegato ai trasporti Dimitri De Vita. La premessa fondamentale è che la città metropolitana è sempre fortemente impegnata nel tema della sicurezza. Lo vediamo attraverso il settore della viabilità, laddove noi la sicurezza alla quale guardiamo anzitutto è quella di tipo strutturale, perché chiaramente le strade sono di nostra competenza, al pari degli edifici scolastici. Il nostro ruolo partecipativo a questa iniziativa, che poi porta alla stesura di un vademecum che inevitabilmente dovrà essere implementato negli anni, perché sul tema della sicurezza si deve investire, si investire ancora, la ricerca soprattutto tende ad investire, l'obiettivo nel prossimo futuro, come sappiamo, è quello di arrivare ad una netta separazione da quella che è la capacità dell'individuo di gestire l'auto e fare in modo che l'auto vada più da sola e quindi sia fortemente interconnessa e limitata da quello che è il rispetto delle regole della sicurezza, e questo sicuramente ridurrà drasticamente il problema degli incidenti e ovviamente dei feriti e dei morti sulla strada. La campagna ANAV, Sicurezza 10 Lode, è volta a promuovere la diffusione di una cultura della sicurezza e del rispetto delle regole nel trasporto con autobus degli studenti durante gite scolastiche e viaggi di istruzione, indirizzando le dirigenze delle scuole a scegliere le imprese del trasporto su gomma che più investono in sicurezza e non, come spesso accade, quelle che propongono il prezzo più basso. ANAV Piemonte Valle d'Aosta è composta da 40 aziende industriali con circa 2.000 dipendenti che aderiscono con piacere a questo progetto e si mettono a disposizione molto volentieri alle istituzioni, agli istituti e in particolare alla Polizia di Stato, per far sì che questi controlli che avvengono su strada vengano fatti nel miglior modo possibile, senza incidere negativamente sulla durata della gita o sulla fluidità della gita. Noi siamo anche disponibili ad arrivare al punto di partenza con anticipo in modo da agevolare i controlli, e avremo bisogno che nella stessa gita lo stesso autobus non venisse controllato più volte. Questo è solo uno degli aspetti che possono rappresentare delle criticità. Noi siamo a disposizione per far sì che questo avvenga nel modo più fluido possibile.